Vi propongo un primo, semplicissimo. Io l'ho chiamato sette sughi per sette sere. È un sugo molto furbo perché con lo stesso sugo potete realizzare sette sughi diversi con sette ingredienti che troverete a casa o nel frigorifero o quello che vi rimane. Allora, abbiamo già buttato la pasta e vi elenco gli ingredienti. Io ho scelto dei fusilli. È un sugo velocissimo che si fa nello stesso tempo della cottura della pasta. È una padella con un pochino di olio, poi ci servirà per la nostra preparazione una zucchina, una carota e un cipollotto e del curry. Poi vi elencherò tutti gli altri sette ingredienti che serviranno per le vostre preparazioni. Non bisogna far altro appoggiando la padellina adesso sul tavolo, che prendere un pelapatate e incominciare a grattugiare la vostra zucchina. Questo è un sugo che veramente potete fare appena tornate a casa, perché basta soltanto far bollire l'acqua e il sugo è pronto. Invece di andare al supermercato e comprare qualcosa di già pronto, e anche il costo di questa ricetta non è indifferente, perché con queste quantità che vi ho detto mangiano anche quattro persone o anche due persone che hanno molta fame. E una zucchina, una carota e un cipollotto, voglio dire, ha un costo veramente basso. Tagliate il cipollotto. Non mi dite poi che non avete tempo perché non è possibile, lo stiamo facendo talmente in modo veloce, anche troppo. Ecco. Prendiamo la nostra padellina e la rimettiamo sul fuoco. Prendiamo il cipollotto. Potete usare anche uno scalogno, anche una cipolla rossa per cambiare anche il sapore. Quando la cipolla è arrivata, aggiungiamo un pizzichino di sale per far sì che butti via la sua acqua. Fate sempre evaporare l'acqua della cipolla perché è quella che è indigesta. Aggiungiamo poi tutte le verdure, che con la loro umidità faranno continuare a cuocere il nostro sughetto. Ecco. È un piatto anche molto colorato. E continuiamo a girare. Allora, vi dicevo di questa ricetta che è anche molto furba. Basta che imparate questa ricetta e per sette sere potete preparare a vostro marito, ai vostri figli, ai vostri amici altre ricette. Allora, vi do delle indicazioni. Questa l'abbiamo fatta semplice soltanto con le verdure, ma potete aggiungere il pollo arrosto, il petto del pollo che non si sa mai cosa fare del giorno prima, del prosciutto cotto, della carne macinata o della salsiccia, anche del salmone, della provola affumicata. Quindi tantissime sono le varianti, sempre mantenendo la stessa base delle verdure e ogni volta lo chiamerete con un nome diverso e quindi potete avere sempre piatti diversi. Un consiglio per chi veramente cucina in modo molto veloce e torna da casa all'ultimo momento, potete anche fare questi sughetti, metterli in sette bicchierini diversi per sette sere diverse, scrivere cosa c'è e avete sette sughi diversi e comunque mangiate del vegetale. Le verdure si stanno appassendo, devono rimanere un pochino scrocchiarelle sotto i denti, non devono essere completamente appassite. A questo punto aggiungiamo un pochino di acqua della pasta e poi aggiungiamo un pochino di curry. Il curry fa molto bene alla circolazione, è un antitumorale, così anche come moltissime spezie che poi prossimamente vi insegnerò e cucineremo insieme altre cose. Subito si sprigiona un profumo meraviglioso e anche il colore è molto invitante. E non ho aggiunto altro, solo un filino di olio perché sia la zucchina che la cipolla hanno dell'umidità, quindi non c'è bisogno di aggiungere altro. La pasta ha cambiato colore, l'assaggiamo, ed è perfetta, anche di sale. Mi raccomando di tenere sempre la pasta molto al dente perché più al dente è la pasta, più digeribile è. Il nostro piatto è pronto.
prendiamo una graziosa ciotolina di terracotta, ecco, un piatto molto semplice in un contenitore così grazioso. Aggiungiamo anche un altro pochino di olio a crudo e un altro pochino di odore di curry. E anche questo piatto è realizzato. Buon appetito!